C'è un termometro affidabile che ci racconta i tempi di crisi che stiamo attraversando. Il mondo del volontariato, prima ancora delle incertezze legate alla guerra, è il Covid che sta facendo sentire il suo effetto. In 2 anni, dal 2019 al 2021, è calato del 2,5% il numero di italiani che donano il proprio tempo agli altri. Una flessione che ha riguardato principalmente il Nord, anche se le presenze si mantengono su livelli notevoli, e le donne, sottolinea l'annuale rapporto dell'Istituto Italiano della Donazione in occasione dell'odierno Giorno del Dono. Quindi dobbiamo cogliere, ecco, questi elementi anche come diciamo, dei campanelli d'allarme. È importante coinvolgere invece il maggior numero di persone nell'atto donativo, questa è la sfida. Il tema è quello dell'incremento della fiducia. Questo è l'elemento centrale, più fiducia, più coinvolgimento, più responsabilità. Pure le elargizioni a favore di associazioni ed enti benefici seguono la stessa tendenza al ribasso, con gli italiani che scelgono di sostenere principalmente il campo della ricerca medica scientifica, che nel 2021 ha raccolto quasi la metà del totale delle donazioni economiche, con un più 9% sull'anno precedente. La fonte di maggiori entrate per le organizzazioni no profit è rappresentata per i tre quarti da contributi da persone fisiche, seguita poi dal 5 per mille e infine per l'1% dai lasciti testamentari. In ripresa invece le donazioni di sangue, come pure quelle di organi e tessuti, con queste ultime che superano i livelli pre-pandemia.